Ma lo sentite? Lo sento, sì, lo sento. Lo senti anche tu? Da dove viene? Qua fuori, Cicco. Sali a casa, veloce. Sali a casa. Perché? Entra. Perché c'è una roba. Tu non lo puoi vedere. Sali, sali. Ma veloce. Sto arrivando. Veloce, veloce, veloce. Praticamente l'ultima volta abbiamo visto sto bambino. Che è tipo orribile. C'ha la mia faccia. Non so dov'è adesso. L'abbiamo visto. L'hai visto solo tu? Io lo vedo. Solo io l'ho visto. Perché praticamente per vederlo devi avere una condizione. Sta lì sotto. Lo intravedo. Ascolta, vieni in casa. Che devo dirti. Ma ce l'hai ancora? In casa. Mi sta per finire. Ok, me ne ho 28 secondi. Non sale, stai tranquillo. Ok. Ragazzo, una cosa importante. Guardate che cosa ho in mano in questo momento. Cos'è? È il nostro libro. Questa è una bomba. Sto per droppare una bomba pazzesca. Sta per uscire il 26 marzo. Esce il nostro libro in tutte le librerie su Amazon. Si può già preordinare. Infatti, figata. Sto mettendo il link in descrizione. Proprio sotto al video lo trovate. Dovete andare a preordinarlo tutti, anche voi due, subito. Subito. Ovvio, ma di corsa. In questo proprio. Libro ci sono 144 pagine di storie a fumetti e storie sulle nostre avventure di questo mondo. Sì, tutte le nostre quelle avventure. Degli SCP. Cicco, ci sei tu qua dentro. Ci sei che tu. Figata. Ci sei tu e ci sono io qua dentro. Ci che sono figata. 10 nostre storie. Fammelo vedere, buttalo a terra. Va bene, però me lo devi ridare dopo. Guarda ma che ma certo, certo, okay. non lo prendo. È bello perché oh, ma che cavolo! Ma che cavolo? Ma sei lanciato! Ma l'hai messo tu sto robo? Beh sì, come hai fatto? Ma da dove è uscito? Beh, io non l'ho visto. Ma se l'hai mangiato, se l'hai mangiato il libro. Bene, aia, porca miseria. Ma mi ha colpito pure. Ma scusa, ma se mi stai facendo. Come ho fatto a metterlo? Non lo so, magari c'avevi una roba, un uovo, non so da dove vengono i topi. No. Non fanno le uova i topi, effettivamente, non lo so. Vabbè, ne ho altri comunque, però non fatemeli perdere, scusate. Non ho neanche detto il titolo del libro, ma siamo scemi. Vabbè, c'è scritto Le storie del mistero. È una roba assurda. Le storie del mistero. E vi stavo anche per dire l'altra cosa. Dovete sbrigarvi a prenderlo. Perché? Perché? Nelle prime copie c'è un poster col mio autografo e c'è la mia scheda. La mia scheda del personaggio. Sì, che solo figata! Se ti sbrighi. Quindi, preso, subito, preso, subito. Ok, questo qua io me lo porto presso. Anzi, sapete cosa vi dico? Tieni, uno per te, poi uno per Anna e uno per me. Speriamo che non vengano fuori altri topi. Bellissimo. E ce lo mangio. Me lo tengo questo. Ok, questo qui ce lo teniamo. Però ricordiamoci che bisogna prendere quello vero, eh? C'è il link in descrizione. Mi raccomando, sbrigarsi. Già l'ho preso. Tutti, io già l'ho preso. Anche voi, mi raccomando, sbrigarsi. In modo da avere anche il posterino, che è una cosa mica da tutti. È una cosa, guarda, non è mai stato fatto prima, Per tutta la prima tiratura. Un poster bellissimo. E adesso partiamo. Perché ragazzi, abbiamo perso già un sacco di tempo. Via, però via, ci vai, tenevo vai. A dirla sta cosa. Ci tenevo tanto perché porca miseria. Momento con noi. No, è una cosa. Cioè, raga, è una cosa veramente. Infatti, non è a tema con questo mondo. Di solito qui siamo sempre tutti un po' adombrati, un po' preoccupati, un po', no? Impauriti. Però oggi sono felice, raga. Sta cosa è stata una cosa certo di cui che siamo felici. Andiamo tutti veramente tanto fieri. Quindi ci teniamo che voi lo abbiate. Ecco, sarei veramente tanto felice se tutti voi lo compraste. E ricordatevi, esce in tutte le librerie il 26 marzo. Però potete già preordinarlo. C'è il link in descrizione, ok? Adesso concentriamoci su dove dobbiamo andare. Altrimenti ti sappiamo già. Ti ricordi dov'è la strada? Anche perché sì, pure oggi ne sono successe. È successo un po' di tutto. Però l'effetto di quella malattia che avevo, che mi faceva vedere quel maledetto. Era una malattia. Era una malattia, ma lascia stare, guarda, non ne voglio parlare. Comunque è sparito, quindi io in teoria quel mostro non dovrei vederlo più. Adesso però per favore concentriamoci, perché altrimenti sappiamo tutti che poi va a finire male. So che vi farebbe piacere tenere il libro in mano, però è importante tenere vabbè, le torce in mano. Ce l'abbiamo, intanto. Sì, ce l'abbiamo, però tenete le torce ce in mano. Ce l'abbiamo. Ecco, torce in mano, noi il libro, tranquillo. Mi raccomando. Ce l'abbiamo. No, perché qui l'ultima volta è andata a finire veramente male. Praticamente stavamo facendo questo percorso, lascia perdere, guarda, cioè mi sono trovato circondato. No, non siamo morti. Ma c'erano talmente tanti Eyes in the Dark che guarda, non si poteva fare un pace. Non ce n'è dietro, di dietro. Dove? Guarda, porca guarda. Miseria, dove? Che paura. Non è ce vero, ne sono mai stati così tanti, raga. Cioè, è peggio era del solito. Era da un po' che non ce n'erano così tanti. Io credo di non star sbagliando strada, non sono sicuro al 100%, però dovremmo esserci praticamente. Dovremmo essere arrivati. In teoria davanti a noi, ora, dovrebbe esserci un fiumiciattolo. Ed eccolo là. Forse questa a sinistra. Bisogna andare. Ci siamo però, raga. Qua c'era quell'SCP con le armature fantasma. Quello con le armature, è questo, sì. Infatti. Eccolo là. Ci siamo. Siamo arrivati. Sono sicuro che ci siamo. Occhio, attenti! Occhio. Raga, non va bene. Ce ne sono troppi. Io mi sono preso un questo mezzo davanti. Infarto. Sono troppi. C'è qualcosa di strano. Secondo me si è rotta la loro cella, dove ce n'erano tanti. Bene, questa zona, sì. O forse in qualche maniera stanno morendo. E ricordatevi che quando un SCP classico muore, si sestuplica. Quindi è potrebbe vero. Essere successo che praticamente se ne sono sestuplicati talmente tanti che stanno andando un po' dappertutto. È pienissimo, infatti. Ed è così pieno.
Dovremmo esserci. Superata questa collina dovrebbe esserci l'SCP. Non so che cosa sia, però credo sia molto pericoloso perché è molto profondo. Quindi dobbiamo stare parecchio attenti, ok? Dovrebbe essere esattamente davanti a noi ora. Davanti? Quel sì. punto laggiù. Ok, raga, finalmente ci siamo, venite. Ma è lontanissimo qui, questo, qui. Era molto lontano. E io c'ho ragione che mi perdo. Cioè, a volte sono talmente lontani come che iniziano ad essere sempre più lontani, infatti. Buttiamo giù una torcia perché devo assicurarmi che sia acido. Non che sia una buona cosa che sia acido, è però acido, sì. meglio acido sì, che pietra. È acido. Possiamo scendere, ricordatevi di uscire più in fretta possibile, mi raccomando, non rimanere bloccato tu, che avevi dei precedenti. Okay, okay. Venite fuori. Dai, bravo. Okay. Stavolta hai faticato. Arriva. Anna, sbrigati. Dai. Ok. Eccola, eccola. Mi raccomando, dobbiamo essere più veloci, non possiamo bloccarci ogni volta qui. Ma è difficile uscire da lì. Lo so, vi è passato? Sì, 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 tutto bene, tutto bene, okay. Possiamo andare. Andiamo. Apro la porta, vediamo che cos'è. Entrate dietro di me, è Apollyon, eh. Apollyon, attenzione, non sembra esserci niente di preoccupante. C'è una luce che funziona male, che è un po' una cosa abbastanza inquietante. Però oltre a questo, c'è il cartello, tutto ok. È un panino, si vede proprio chiaramente, cioè dall'immagine è un panino. Non è la prima volta che troviamo del cibo SCP. No, però questo qui in teoria non dovrebbe essere nemmeno pericoloso, perché... E questo sì però, guardalo. Ma dovrebbe essere safe, invece qua è Apollyon. Lo sai, lo sai. Andiamo a vedere sopra. Un altro SCP che è stato modificato. Qua c'è un'entrata. Probabilmente l'SCP. Questa. Il fatto è che nella cella non c'è niente. Cioè, nella cella c'è un'altra cella, praticamente. Sembra tipo, non lo so, cos'è? L'entrata di un edificio. Probabilmente è stato ingabbiato proprio tutto l'edificio, capito? Probabile, l'edificio che lo conteneva. Mi vedete che cosa sono queste cose strane? Sembrano cos'è? Dei sorrisi, non lo so, delle dentiere, non lo so. Che cos'è? Sono delle mascherine cos'è? Di carta. Mascherine di carta? Mascherine? Credo di sì. Dammene una, Anna, per favore. Ne vediamo. Ma le usiamo? No, non sono delle mascherine di carta, sono cos'è? Delle coppette di carta, Anna. Ma coppette porca miseria. Di carta. Un minimo, almeno sapere leggere, scusami. Cioè, non lo so, dobbiamo vedere gli SCP. E tu non parti neanche con. Ma cosa servono? Non lo so a che cosa servono, sono delle coppette, però, non lo so. Ne prendo una in caso. Prendila, se sono lì, ci serviranno a qualcosa. Io direi di entrare perché stiamo perdendo un sacco di tempo. Ma entriamo. E vogliamo non sappiamo. Entrare tutti quanti? Beh, qui non c'è ma niente. Sì, è enorme. Non c'è niente. Se uno rimane indietro, sicuramente rimane proprio fuori da tutto. E il posto mi sembra essere qua davanti. Sì. Inizia qui dentro sicuro. Tenete vai. Le torce in mano. Quello che dovremmo sapere è che praticamente questi panini dovrebbero essere tipo vivi. E io vivi. Penso di vederne uno. Vedo sì. qualcosa laggiù. Lo vedi? Sì, sì, si intravede. Sono dei panini, però hanno la particolarità di riuscirti ad attaccare. In teoria dovrebbero essere aggressivi. Quindi non è proprio safe nel senso che non fa nulla. È safe nel senso che è facile da contenere. Basta lasciarlo lì dentro e non succede niente. Speriamo non siano forti almeno. Non lo so, non ho idea. Visto che sono Apollyon mi aspetto il peggio però. C'ho paura e sto andando dentro. C'è un cadavere, c'è un cadavere. Calmi, no, tranquillo. Tranquillo, sto bene, ok? Va tutto bene, più o meno. Oh, si muove quello. Fermi, va tutto bene. Porca miseria, mi state facendo venire ansia. Calmi, ok. Va tutto bene, non è successo niente. Sto tornando anche indietro. Tornate indietro anche voi, okay, mannaggia Cicco. Ma che giusto, cavolo giusto, fai? Giusto. Oh mio Dio, no, oggi mi fate arrabbiare. Tu, porca miseria, tu, guarda, sei stata la peggiore. Ma non mi sai neanche tradurre cap, paper cap. Che cosa potrei, una mascherina, ti sembra, cap? Non lo vabbè, so. Fa niente. No, niente, non è vero, siamo. Perché che cavolo. Non sei mai visto uno scienziato che non sa cosa vuol dire cap? Anna, e che cavolo? Non ho la più pallida idea, per quanto potevo saperne, poteva essere anche un cappellino di carta. Cap vuol dire coppetta. Vabbè, fa niente. No, è importante, niente. Perché, che cavolo? Scusa, dobbiamo scoprire le cose, non riusciamo a scoprire neanche sì, la lingua. Sì, ma che c'entra una coppetta di carta con un panino, scusami? È sempre un oggetto da fast food, scusa, le coppette di carta non te le danno quando ordini le patatine o anche il panino? Quindi questo è un fast food? Potrebbe essere, sai, non ci avevo pensato. Mi è sembrato di vedere una cucina, effettivamente, laggiù. Sì, c'è un forno, è vero, è un fast food. Ok, vedi? Così siamo bravi, che capiamo le cose. Capiamo subito, bravo, vai. Adesso, ascolta, proviamo ad entrare. Però voi statemi dietro, Anna, tu, molto bene. Te ne stai qui dietro, ok? Non entriamo tutti. Va bene, noi entriamo? Io e te proveremo ad entrare. Però, prima di tutto, se questo panino dovrebbe rimanere lì dentro, perché non c'è un cadavere? Non è uno solo. A parte non è uno solo, è vero, ce ne sono almeno tre. Tanti. Almeno tre. Ne vedo tre, sicuramente tre. Però perché c'è un cadavere fuori? Se il ma panino... Ma è marcio, guardalo. È molto vecchio, vuol dire che è un cadavere che c'è qui da tanto tempo. Però la mia domanda che non state capendo è: se il SCP non dovrebbe uscire dalla sua cella, perché c'è un cadavere fuori dalla cella? E allora esce se sicuro. Se vedi laggiù c'è del sangue, probabilmente è stato attaccato lì ma è riuscito ad arrivare fin qui. Ed è morto qua fuori, lo spero perché se escono lo spero, è un problema. Perché se escono veramente siamo è rovinati. Tutto aperto. Allora facciamo una cosa, è quello che ho paura io. Facciamo una cosa, entra tu prima. Entra io? Tu. Sì, dai, veloce, okay, su, okay, senza okay, paura. Ci sono. E chiudiamo dietro di noi così.
Ma sono troppo grandi comunque. Così almeno non rischiamo. Non ti devi avvicinare. T'ho detto di avvicinarti. Ok, ma penso scusami, che fuori, ma tu, oggi, okay, porca no, miseria, Cicò. Guarda, veramente, oggi ma cosa c'hai? Ti sei emozionato per il libro? Mi stai a far schifo ora? Sì, ma me ne frega niente. Basta. Allora, okay, va bene, calmati, mi concentrati. Oh, adesso quando io ti dico di avanzare, tu avanzi. Tu da là dietro, così non vedi un accidente di niente. Fatti una scaletta. Non ti preoccupare che i pannini li vedo. Fatti una scaletta, ti ho detto. Ok? Va bene. Ma facciamo dietro, va bene? Sì, va bene, perché così almeno ci aiuti, sennò cosa ci sei a fare? Adesso dobbiamo riuscire a capire che cosa succede quando avanziamo. Quindi adesso entrambi proviamo a fare un passetto alla volta e vediamo se ci attaccano. Ok? Tieni le torce in mano, mi raccomando. Però, vai, seguimi. Piano però, Sì, piano. Ma a me pare si muovono. Mi sembrano fermi, ok? Non sta succedendo niente. Proviamo ad avvicinarci Avanziamo ancora. Nella cosa, qui c'è una specie di... C'è un barile. E dentro il barile ci sono... Hamburger, tantissimi. Ma proprio tanti, Prendine hamburger. Hamburger, prendine uno stack anche tu. Ok, ce l'ho. Poi, in teoria dovrebbe essere un ristorante, tipo un McDonald's. Però il problema è che in realtà non lo è, perché ci sono soltanto un sacco di barili. Più avanti c'è anche del sangue e anche un altro cadavere lì avanti. Mi sembra di vedere anche dei tavoli. Ma Anna, tu da sì, lì esatto, sopra... esatto, mi sembra di vedere dei tavoli con dei piatti sopra. E nel piatto c'è qualcosa. Mi sa che è uno dei panini. Sì, è uno dei panini. Sì, è l'hamburger. Sono gli quelli hamburger che abbiamo preso noi. E noi ne abbiamo uno stack a testa. Cioè praticamente ce ne sono una quantità assurda di questi panini. Ma non sono normali questi panini, eh. Non proviamo a mangiare. No, sono... dovrebbero essere o l'SCP o un prodotto dell'SCP. Però per ora ce li teniamo, no, e non li mangiamo, ok? Io da qui il primo non lo riesco a vedere. Ma è ancora fermo? Sono tutti fermi, sono immobili. Cicco, abbi pazienza. Avanziamo? Io provo ad avanzare e tu mi rimani un po' più dietro, però, va bene? Okay, qui. È sicuramente un ristorante, però non capisco perché. È ancora fermo? Anche il no, sembrano tipo inanimati. Però credo. Oddio, mi ha colpito! Oddio! Raga, vedo tipo buio. Aiuto! Dove vedi buio? Vedo buio. Stai pazzendo! Aiuto, fermi. Non che so dove sono. Non ci sono più. Sono... Dove sei? Non lo so. Non ti vedo, dove sei finito? Non lo so, raga. E però... il panino sta impazzendo qui, io voglio uscire però, allora, Cicco, mettiti in un angolo. Ho un problema un po' più grave. Prima di tutto non vedo niente perché il panino mi ha accecato. La prima cosa che ha fatto quando mi ha colpito mi ha accecato. Poi ho beccato ansia, anche paranoia. Ovviamente ce l'avevo da prima, però sono in una specie di gabbia. Sembra bianca, però dentro di me, dentro insieme a me c'è della carne che ho toccato ed è quella che ti dà quella specie di infezione. Oh, che schifo. E in più c'è del sangue, ok? E le pareti? Ok, mi è passato un po' tutto. Di ora cosa vedo sono bene. Le pareti sembrano di ossa, cioè sono bianche, sono o di ossa. Sale. Potrebbero essere anche può essere di sale. Sale, l'abbiamo già visto una volta il sale. Mi ricordo. Il ma problema ci vedi tu almeno? No, assolutamente. Voi vedete il mio nome tipo no, sotto di no, voi. No, no, parte. Mi sto guardando ovunque, ma non ti vedo. Qua dentro con me ci sono anche dei teschi e la carne. Devo stare molto attento perché se io cerco di toccare, cioè di spostarmi e tocco questa carne, riprendo quell'infezione e quell'infezione infetti era quella che praticamente come tu ti muovi spargi questa carne, ve la ricordate? Questa è quella che ti dava quel mostro che abbiamo incontrato anche poco tempo fa. È molto pericolosa, cioè è veramente tanto pericolosa questa cosa, quindi dobbiamo stare molto attenti. Io non so come uscire. Devi provarci, provaci. Lion, dimmi, riesci a vedere un'uscita qualcosa? Non c'è niente, non c'è niente, è una scatola, è un cubo, mi pare, no, è la carne comunque, non potrei nemmeno toccarla. È un cubo di sale o di ossa e dentro c'è della carne, del sangue, un teschio, due teschi forse. E un sacco ma di questa roba. Ma dentro il panino? No, non credo, cioè sono, ma, non lo so, sembra, può essere, può essere. Sembra che mi abbia mangiato dentro effettivamente. Dentro l'hamburger. Esatto, sì, dentro la carne. Oh, effettivamente sale, carne, sangue. Oddio, come ti tiriamo fuori da lì? Cioè, come se mi avessi mangiato, che schifo. Allora, possiamo provare due cose. Io ho uno dei panini, magari se mangio il panino si inverte. Che no, cavolo no, so. No, ok, non ci proviamo. Allora, dobbiamo provare un'altra cosa. Cicco, tu sei fuori, sei ancora dentro la cella? Sono qui, sì. Ma il panino che cosa stava facendo dopo che mi ha mangiato? No, è impazzito, ha corso proprio all'infinito davanti e indietro. Ok, ma adesso è fermo? Sì, adesso è fermo, davanti a me. Datti una calmata, mi sembri troppo esagitato, così non risolviamo niente, calmati. Sei finito dentro panino. Anche tu, calmati, dovete calmarvi, mannaggia. Altrimenti non mi tirate fuori nemmeno. Calmiamoci e pensiamo. Secondo me, se io sono finito qua dentro, quando ho colpito, quando il panino mi ha colpito, mi sono avvicinato troppo e mi ha colpito, puoi provare tu a colpire lui. Magari se tu lo colpisci, lo uccidi, fuori. Che ne so, lo uccidi, prova. Cioè, provo? Sì, sì, dai, menagli, pronto? Prova un po'. Sì, io sono vai, sempre qua. Lo sto picchiando. Sono uscito, sono fermo, fermo, basta. Dove sei? Basta, sono dietro di te, sono dietro, fermo. Fermo, Cicco, stai fermo, torna. Okay, no, Anna, chiudi, mannaggia, non abbiamo finito, chiudi. Stai buono e stai sopra la tua torretta da pusillanime, ok? Cicco, fermati.
Vedi adesso? Sì, oh, ti vedo. Okay. No, non ancora però. Va bene, stai fermo, ok? Allora, il panino, dopo averti attaccato, è rimasto fermo. Tu non sei finito dentro e io sono uscito. Meno quindi male. Sappiamo che se ti rimanda lì dentro, se ti manda lì, almeno possiamo uscire in questa maniera. Uscire. Ora, non mi sembra che più avanti ci sia dell'altro. Mi sembra che tutto il fast food. Altri barili e basta. Ci sono altri barili. Vuoi fare una missione? Puoi andare tipo verso l'altro capo della stanza? Sì, mi sembra di vedere anche un cadavere. Vedi se. Esatto, ce n'è un altro. Vedi se negli altri barili ci sono sempre gli stessi panini. Cico, e veloce. Qui? Sì, ma veloce. Sì, qua ancora. Ancora sempre gli stessi? Corri via, basta. Porca miseria, ma ti ho detto di guardarne uno. Ancora più. Corri via, ti sta ammazzando, Cico, ti sta ammazzando. Corri via, ti sta inseguendo e ti sta cercando di uccidere. Corri via. Fermo. Allora, io oggi mi fai arrabbiare, eh? Oggi mi fai arrabbiare. E come potevo fare? Ma io ti ho detto di guardarli tutti. Ti ho detto di correre per vederne un altro. Ma per sicurezza però. Ma per sicurezza cosa? Ti fai ammazzare per sicurezza? Ti sembra sicuro farsi ammazzare? Sono vivo almeno, sono vivo. Se finivi lì dentro devo colpirlo io dopo per tirarti fuori. È vero quello. Mannaggia. Per favore, uscite un attimo. Schiariamoci le idee e poi eventualmente rientriamo. Ascolta, quando sei andato là, prima di farti colpire come un fesso, hai notato se per caso, ok? Se per caso c'era un cunicolo, non lo so, un altro corridoio. No, niente. Okay. È finita lì. Perfetto. Non andare più avanti. Stai fermo. Okay. Adesso dobbiamo provare a mangiarli sti panini, ok? Perché tecnicamente. Vuoi veramente mangiarlo? Voglio veramente mangiarlo. È l'unica cosa che rimane. Ok. Proverò per primo io, ok? Magari sono positivi, magari ti danno qualcosa. Cioè, tecnicamente in origine era safe, quindi non doveva essere terribile. Ora, proviamoci. Magari il fatto di essere Apollyon si è manifestato col fatto che possiamo mi ha mangiato. Possiamo allontanarci da lì, che non si sa mai lo mangi. Sì, allontaniamoci tutti. Tanto lì dentro non dovrebbe esserci nient'altro. Ne mangio uno, ok? Mi metto un po' lontano da voi. Vediamo che cosa succede. Non posso mangiarlo però, perché, maledizione, ho mangiato il pollo prima. Cico, mi dai, datemi delle botte, così mi viene un po' poche di fame. Però, ancora. Picchiate. Ok? Basta così. Ora in teoria tra pochissimo ce l'ho. Posso mangiarlo? Vado, vediamo che succede. Mamma mia. Mi allontano da voi perché non si sa mai. Vediamo un po'. Ok, l'ho mangiato, mi ha dato nausea, quindi non è buono. E basta, nausea, e basta. Un minuto di nausea. Molto fastidioso. Aia! No, che succede? Nausea è veleno, ma veleno fortissimo. No. Oddio mio. Raga, cosa facciamo? No, cioè, tu sei morto! Raga. Oh mio Dio! Cioè, ma cosa ti ha fatto? Lion, sei morto soffocato! Mi ha strozzato, cioè il panino mi ha strozzato. L'hai mangiato? Io l'ho mangiato, ma mi è rimasto incastrato in gola. Mi ha strozzato. Cioè, mi ha dato prima nausea, perché è come se io avessi cercato di vomitarlo, capito? Esatto! E poi dopo, non riuscendoci, mi ha soffocato. Cioè, raga, assurdo. Ma io poi vedevo che avevo veleno, non soffocamento, ma... No, ragazzi. No, è impossibile. Veleno non ti uccide così, E io adesso, come cavolo, la mia roba, non toccate le mie cose. No, tranquillo, non la tocchiamo. Tu fai in fretta, però. Di ragni ombra. Anna, ci sto provando. Cioè, non so neanche dove sono. Sono in mezzo alla foresta. Orientati un attimo e vieni. Corri. Ok, dai, veloce. Ma se entra a prendere la roba. Cosa sta facendo? Si sta mangiando i panini. Ma da dove vengono? Perché? No, si sta mangiando tutte le mie cose. Prendi tutto. Ho preso tutto. Il libro. E fermo, uccidilo. Ce l'ho. Ce l'hai il libro. Lo potete lasciare, è un topo, non è niente di che, è solo un topo. Ma non è normale? Ma va? Certo che tu sei veramente... Cioè, ma ti rendi conto che tu avevi un sacco di panini, se li ha mangiati tutti insieme? Tutti, sì. Probabilmente, io non so da dove vengono sti topi, però mi sembra sensato pensare che possano essere un altro SCP. Magari uno di quelli che non abbiamo mai esplorato. Probabile, che la cella è stata distrutta. Qual è un SCP che c'è da un bel po' e non abbiamo mai esplorato? Quello del raggio. È vero. L'ultimo raggio noi l'abbiamo ignorato completamente per un sacco di tempo. Uscite fuori. Mi sa che questi topi sono tipo una peste, una piaga, no? Che mangiano tutto quello che trovano. Perché si attaccava a tutto. Avete visto? Cioè, se io non l'avessi ucciso, cioè non avessi raccolto tutto, avrebbe preso tutto. Non solo il libro, non solo il cibo, non solo i panini. Si è mangiato solo i panini. Ma poi sempre, Cico, devi scavare. Ok, non so cosa stai guardando, però vado. Oggi veramente non è la tua giornata, Troppa emozione, forse per il fatto del libro. Non lo so. Guarda, te ne compro due, ok? Te li regalo io. Va bene. Il poster anche. Così sei contento, ti calmi. E magari nel prossimo SCP eviti di morirci tu e di far morire pure noi due. Che cosa ne pensi? No, va bene. Visto che magari la prossima volta dovremmo anche vedere quello del raggio. Visto che c'è la possibilità che siano dobbiamo questi topi. Dobbiamo vedere cos'è successo. Anche perché se mettete caso che questi topi iniziano a girare e ce li troviamo dappertutto. E ci mangiano tutto. Ci mangiano tutto. Cioè, metti che si attaccano anche agli oggetti che non sono cibo, tipo la keycard. Cioè, ti cade la keycard e te la mangiano. È la fine quella. La strada di telekill. Finisce tutto, finisce l'avventura. Mangiate le cose dai topi. Morti per i topi.